due parole di presentazione per questo racconto lungo di Kafka che ho appena letto e postato. Racconto che francamente non conoscevo e ho conosciuto da una citazione che ne ho sentito fare da Dario Calcati in una sua conferenza e che trovo immenso, insomma, perché ci descrive in maniera quanto mai profonda dal di dentro il meccanismo dell'ossessione, cosa c'è nella nostra personalità che si costruisce delle difese che non hanno senso, ma il lavoro che c'è dietro, i processi mentali, non ce li descrive, ma ce li mostra dal suo interno. E infatti Kafka usa la prima persona, soltanto uno dei due racconti in cui usa l'io narrante, attraverso il quale fa emergere il sottosuolo psichico, nel quale non può fare a meno di collocarsi in questa costruzione narrativa. C'è qualcosa di perturbante, ovviamente, come in tutti i racconti di Kafka, la tana. In realtà la parola tedesco è Bau, costruzione. È stato tradotto come tana, e la tana ci fa in qualche modo pensare al luogo dove vive un animale. E nel racconto ci viene sempre mostrata come un qualcosa di sotterraneo. Qualcosa che sta sottoterra, non è un edificio che va verso l'alto, che occupa uno spazio verso l'alto, ma occupa uno spazio nel sottosuolo, sotto il muschio, in profondità, nel sottoterra. Forse per questo è stata usata la parola tana. E quindi un qualcosa che ci ricorda l'animale, un uomo che ragiona come uomo, ma che in realtà è quasi un animale, insomma. E già qui, insomma, no? C'è qualcosa di perturbante, questa promiscuità tra l'essere uomo, ragionare come uomo, ma una dimensione sotterranea quasi animale, no? E poi questo proiettarsi, proiettare tutta l'esistenza a costruire delle difese con dei meccanismi ossessivi, assolutamente, però di una logica sconcertante per difendersi da un nemico ipotetico che non si vede mai, che non è mai presente e che però esiste sempre. C'è quasi il bisogno di questo nemico nei confronti del quale vengono elaborate, vengono creati piani più sofisticati, quindi con una capacità di raziocinio altissima. Una meticolosità di prevedere ogni possibilità che va al di là di ogni normale capacità di analizzare gli eventi, le mosse, le contromosse di una partita a scacchi con un nemico invisibile. Questa continua strategia di difesa elaborata che però precipita nella vanità di tanto operare, insomma, alla fine questo tanto operare non serve a niente, tutta l'esistenza di questo individuo si consuma in questa elaborazione di una difesa di un nemico ipotetico e quindi di un agire che è non agire, nel senso che questo agire non ha poi nessun'altra finalità che non di perseverare in questa condotta, che non porta a niente. E quindi una gioia di un cervello intelligente che è fine a se stessa, che è soltanto l'unico motivo per cui continua a calcolare è trovare questa soddisfazione di calcolare. E i nemici in realtà non sono soltanto esterni, ma sono anche dentro la tana, all'interno, quindi all'interno dell'individuo stesso, perché poi insomma la tana non è altro che no, l'edificio psichico, insomma, in cui questo individuo cerca di rifugiarsi, di rintanarsi. E non c'è possibilità di sfuggire al nemico che viene da dentro. Altro problema della nevrosi, no? L'angoscia che viene dal nemico interno. Il nemico esterno lo possiamo
in qualche modo individuare, vedere, immaginare, ma il nemico interno come lo vediamo quando il nemico viene da noi, come possiamo riconoscerlo e come possiamo combattere un nemico che viene dentro di noi se non combattendo noi stessi in qualche modo, per salvarsi da questo nemico all'interno di questo edificio, di questa tana, non c'è una via di uscita e l'eventuale via di uscita potrebbe invece essere la rovina. Quindi la salvezza diventa la rovina, ma la rovina è anche una speranza di salvezza e senza questa speranza non si può vivere. E quindi non esistono certezze e si avverte nel racconto inesorabile la fragilità di una mente che è tanto operosa e intelligente e tanto si affanna a dare un senso al lavorio di una vita intera, ma senza poter evitare in questo di riflettersi nello specchio della follia, che la vede come l'unica causa del turbamento della sua pace interiore. È questo rumore che il protagonista avverte, col quale si manifesta il supposto nemico. In realtà è un qualcosa che è temuto, ma nello stesso tempo è desiderato. Altra ambiguità. Quindi un estenuante delirio tra la ragione e l'abisso, tra la concretezza di questa costruzione, sia pure sotterranea, e il vuoto di senso che in fondo essa contiene nel suo avvicinarsi al rifugio perfetto, tendere, no? A smussare tutte le eventuali falle di questa difesa che deve costituire la tana, fino a sospendersi però nella constatazione di uno stato di cose che rimane purtuttavia sempre identico. Quindi questa fissità che continua nel tempo in cui si esaurisce tutto il racconto, perché in tutto il racconto non succede niente, non c'è un qualcosa che non c'è uno sviluppo, c'è soltanto un'analisi di una situazione interiore che però ci dimostra con una raffinatezza assoluta come avvengono i processi mentali. Quindi un uomo che porta dentro di sé le sbarre della propria prigione, che si costruisce questa prigione che ci abita nel delirio di evadere, di difendersi, nel delirio di difendersi da un nemico che immagina. E quindi nella ricerca di una pace interiore, quella pace che gli viene dall'assenza, che gli dovrebbe venire dall'assenza di un nemico, dalla protezione di questo nemico, però riesce a turbare completamente la sua esistenza, ma nello stesso tempo in cui turba la sua esistenza e quindi diventa una non pace, però gli dà la sensazione di agire ed è un'azione che non porta da nessuna parte. E quindi ci si nasconde, si cerca questa protezione all'interno di questa tana, ci si nasconde dietro le sbarre di una prigione che noi stessi costruiamo. E questo nasconde poi a sua volta la paura della libertà e della responsabilità dell'azione, delle conseguenze dell'azione, del fallimento che l'azione può portare. Non accettare il fallimento e quindi costruirsi questo edificio interiore. Colgo anche l'occasione per dire che sto cercando di continuare nella strada di produrre delle letture, degli audiolibri, delle letture integrali. Insomma, se c'è qualcuno che trova utile questo lavoro e magari lo trova anche l'occasione per provare delle emozioni, per emozionarsi, non mi dispiace se vi iscrivete al mio canale.